Onorevole, le chiedo subito un commento da siciliana innanzitutto, perché lei è siciliana, pentastellata, un commento su quanto è accaduto in queste ultime ore in Sicilia. Come dire, noi l'avevamo detto, non siamo stati ascoltati da nessuno, anzi a un certo punto siamo diventati noi il male assoluto da abbattere da parte di tutte le forze politiche, da parte anche dei tanti opinionisti che ci hanno messo sullo stesso piano di queste forze politiche. Da siciliana sono molto dispiaciuta perché l'ennesima occasione mancata per questa terra e anche sempre per la pessima figura che fa un'assemblea regionale appena eletta. Tuttavia posso anche dire che sono anche dispiaciuta per la lentezza con cui la Commissione Antimafia sta svolgendo questo lavoro, parlo della Commissione Nazionale Antimafia, ho sentito infatti le dichiarazioni dell'onorevole Bindi. Certo. E mi viene un po' da ridere, no? Che si dica dopo chi sono gli impresentabili, perché un cittadino deve essere nelle condizioni di poter avere tutte le informazioni sulle persone che vota ed è proprio questo che serve il lavoro della Commissione Antimafia. Probabilmente se avessero fatto un lavoro prima delle elezioni, a prescindere o meno dall'azione della magistratura, il voto di molti cittadini sarebbe stato diverso. Così è andata, adesso possiamo solo commentare quello che sta succedendo. Dice il Presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, che mancano gli strumenti di conoscenza e dice ancora, parliamo non di dati riservati, ma di dati che dovrebbero essere pubblici a cui ciascun cittadino dovrebbe poter accedere. È evidente insomma, che ancora il meccanismo è piuttosto complicato. Guardi, nella risposta di Gagnani c'è anche la risposta a una domanda che ci fanno sempre, cioè perché non facciamo alleanze? Perché tu non puoi fare alleanze con altre forze politiche che poi hanno episodi di questo tipo e poi dire sì, ma io garantisco solo per me. No, perché tu con quella persona ti stai alleando. Però anche voi siete garantisti con alcuni Movimento 5 Stelle. Ma no, assolutamente, abbia pazienza, no, perché guardi che queste cose prima o poi le succederanno. Abbiamo un codice etico. Che ci sono alcuni indagati, per cui non viene guardi fatto che prima nulla. O poi se volete governare con qualcuno dovete fare un accordo. Il sindaco di Bagheria l'abbiamo fatto sospendere, quindi attenzione, poi su questo aspetto noi siamo molto determinati, attenzione che si parla di candidature, quindi quando io candido una persona, che poi candido significa proprio che sei candido, quindi dovresti essere assolutamente scevro da tutte queste cose, noi chiediamo, oltre alla fedina penale ovviamente perché se sei condannato non ti puoi candidare, anche il casellario giudiziario e i carichi pendenti, quindi noi abbiamo un codice etico che è l'altro punto di cui voglio parlare, che cerca di tutelare delle situazioni che possono accadere a chiunque, perché noi siamo esseri umani e tutti possono sbagliare ed è per questo che ci siamo dotati di questo codice etico. E se poi durante la tua attività politica all'interno del movimento, se vieni eletto, hai una condanna in primo grado, vai fuori, perché questo dice il nostro codice etico. E c'è l'altro grande punto, possiamo fare tutte le leggi del mondo per rispondere a Leoni, però guardate che anche la morale, cioè gli stessi voti che ha preso il figlio di Franco Antonio Genovese, il figlio non è che ha condanne di qualunque tipo, però ci deve essere una sorta anche di giudizio morale rispetto a un operato che è inconfutabile, cioè l'operato del padre che è inconfutabile ed è davanti agli occhi di tutti. Mi si dirà sì, ma non è diciamo la sentenza definitiva, non sarà la sentenza definitiva, ma gli atti e i documenti che sono stati vagliati dai tribunali sono sotto gli occhi di tutti e tutti li possono leggere. Io ho studiato tutta la pratica, diciamo, perché ero nella giunta delle autorizzazioni a procedere quando Franco Antonio Genovese venne arrestato ed è veramente agghiacciante. E a Candiani dico anche che sapevano tante cose su De Luca come su tanti altri candidati. Ora, pur sapendo tutto tant'è questo, che non l'abbiamo neanche considerato, quasi 90.000 voti al presidente Musumeci, che ora dice io che cosa ci posso fare, ho saputo guardi, dei candidati onorevole, dalla televisione, se fossi, però se insomma fossi lei, comunque essendo voti ci governa. Onorevole Grillo, vi sareste disponibili a sedervi a un tavolo con la Lega Nord? Ma un tavolo per fare cosa esattamente? Noi abbiamo una posizione che è sempre quella, abbiamo sempre detto che potete avere dei temi in comune con la Lega Nord? Vincendo, io sono sicura perché diverse volte è capitato in Parlamento che la Lega o noi abbiamo votato delle cose che ritenevamo diciamo utili per il Paese, ma come è successo anche con altri partiti, alcune volte abbiamo votato delle cose del PD, per esempio ci hanno detto vi siete alleati col PD, loro stessi e la Lega e viceversa, qualche volta è successo per Forza Italia. Noi abbiamo
sempre detto che votiamo le idee, cioè se le idee sono giuste le votiamo. So che la Lega, se faremo un governo e presenteremo degli argomenti come il reddito di cittadinanza, il taglio ai costi della politica per esempio, quindi vitalizi, dimezzamento degli stipendi, sono sicura che la Lega li voterà. A parte questa battuta, come sa il collega, dovete mettervi al tavolo, questo è il discorso di compromesso. Quindi siamo disponibili ad offrire dei contenuti importanti per noi, che già tutti i partiti sanno quali sono, e ve ne ho detti due subito, e a vedere chi sarà disposto ad aiutare veramente i cittadini italiani con argomenti seri che possano dare uno slancio a questo Paese, a partire proprio dal reddito di cittadinanza. Cosa dice onorevole Grillo, insomma, se dove volete governare, dice il senatore Candiani, a un certo punto con qualcuno al tavolo vi dovrete sedere. Ma l'abbiamo detto tantissime volte, lo ripetiamo, il nostro obiettivo è vincere, il Movimento 5 Stelle vuole vincere, sarà una mission impossible? Lo vedremo, ce ne sono state tanti traguardi che tutti pensavano che non avremmo mai raggiunto e li abbiamo raggiunti, se non ci provi non lo sai. Noi ci vogliamo provare e vogliamo fare vedere che esiste anche un altro modo di fare politica, non la politica delle alleanze sulla base delle poltrone e del potere, ma la politica che punta agli obiettivi. Manca pochissimo tempo, non ho visto, non ho letto, mentre ho letto tante autocritiche da parte del centrosinistra, parte insomma chiaramente, poi più o meno insomma, qualcosa si è visto. In casa dei 5 Stelle invece di autocritica non se ne è sentita. In Sicilia perché non siete riusciti a sfondare poi alla fine? Cioè qualcuno ha parlato di un successo senza vittoria. È un successo senza vittoria, è vero, perché siamo andati molto bene, ma non tanto da superare la coalizione di liste che ha sostenuto Musumeci. Erano non so quanti candidati, mi pare oltre 500 contro i nostri 62 candidati. Era una mission impossible, era un obiettivo probabilmente che nessuno ha mai pensato di raggiungere nella nostra terra. Noi ci abbiamo provato e abbiamo raggiunto un grande risultato. Perché non ce l'avete fatta? Perché secondo me dovevamo lavorare forse di più sugli astenuti, cioè sono convinta che abbiamo lavorato molto bene, però potevamo lavorare di più ed è questo l'obiettivo che noi ci prefiggiamo adesso per le prossime politiche, raggiungere tutti gli astenuti, e lo dico da ex astenuta, cioè da persona che ha provato su di sé appunto la mancanza di fiducia nella classe politica che vota adesso il Movimento perché sa cosa è, lo ha creato con le sue mani insieme agli altri e quindi so che siamo l'alternativa agli altri. Ecco, queste cose le dobbiamo spiegare meglio e farle conoscere a tutti i cittadini che hanno la sfiducia nella classe politica.